Bentrovati amici, siamo alla nuova puntata di Travolte e Curiosità dietro le quinte di Italia's Performing Arts. Oggi c'è con noi un ospite d'eccezione che arriva appositamente per questa intervista da Verona. Siamo in compagnia di Gaetano. Gaetano, ciao Gaetano, ciao. Benvenuto. Ciao Barbara. Allora, dici un po' di te. Tu sei per lo più un attore. Sì, sono un teatrante, amante di passione per il teatro, ecco. E sono entrato in Vitruvians nel 2016. Sono partito da uno studio attraverso il metodo Stanislavski per poi spostarmi verso uno studio più sul corpo e sul movimento. In Vitruvians ho cercato di fare leva, di investire sulle mie attitudini, sulle mie inclinazioni a livello teatrale. Poi con Vitruvians hai avuto anche la possibilità di fare scrittura per il teatro. Esatto. Mi sono approcciato alla scrittura con Run Connections, uno spettacolo ideato insieme ad Antonella Perrone, con la regia di Francesco Zeffiri, in cui abbiamo inserito all'interno di questa storia dei personaggi della letteratura della storia che partecipano ad una psicoterapia di gruppo. Dopo questo spettacolo ho cercato di cambiare un po' strada per approfondire lo studio più sul teatro all'infanzia. E so che c'è un inedito che stai esatto. preparando, non possiamo sì. ancora spoilerare sì. troppo, però sì. prossimamente andrà in scena questo bellissimo lavoro scritto da te integralmente. Sì, 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 sì. È un testo che è stato scritto nel 2018. Poi, causa pandemia, ci sono stati dei rallentamenti, però è stato anche un bene perché mi ha permesso di rifinirlo, di insomma andare a raffinarlo. Ovviamente in questo spettacolo, un po' come in tutti gli spettacoli per l'infanzia, cerco di lavorare molto sul corpo, l'importanza del corpo, della comunicazione fisica, che è più immediata, soprattutto per un pubblico che è quello dei bambini. Bambini, certo. E poi tu hai fatto anche dei corsi per i bambini a teatro. Sì, esatto. Principalmente delle letture. La lettura, gli spettacoli teatrali rivolti all'infanzia sono un mezzo potentissimo. Ritengo che sia essenziale l'educazione teatrale ai bambini. Io dico sempre, ognuno poi a livello teatrale, a livello artistico, che sia amatoriale o meno, ha una sua vision, una sua missione. Certo. La mia è quella di educare all'empatia. C'è un aneddoto, qualcosa che ci puoi raccontare? Non so, quando hai iniziato tu a muovere quei primi passi? Diciamo sin da piccolissimo. Racconto questo aneddoto spesso. Quando ero bambino, avevo 3-4 anni, mia nonna aveva una scarpiera con tante scarpe, pantofole, scarpe, ciabatte. Mi divertivo a indossare queste scarpe. Mettersi nei panni degli altri, in inglese si dice to be in the shoes of someone else, quindi mettersi nelle scarpe di qualcun altro. Questa linea, questa attitudine poi l'ho portata anche crescendo. Ci sono dei modelli che ti hanno ispirato? Principalmente sono stati alcuni miei insegnanti di teatro. Non essendo figlio d'arte, sono dovuto creare dei modelli. Che non è neanche un male a volte, perché l'insegnante, magari a differenza del genitore, del familiare, sa essere più distaccato emotivamente. Mi interessava capire il tuo segno zodiacale, sì. se ci sono delle qualità che vuoi del tuo carattere, sì, sì. che vuoi tirare fuori. Allora, io sono del segno del Cancro, ascendente Scorpione. Allora, il Cancro io so che è un segno che è dominato dalla Luna. Quindi è abbastanza lunatico. Magari ho bisogno di stare per conto mio, di pensare, di riflettere, di creare di conseguenza. Non so se il Cancro è disordinato. Io sono, per esempio, molto disordinato. Vabbè, se sei una persona creativa è difficile sì. che tu possa essere molto. No. Però ovviamente in molte cose, anche a livello teatrale, anche quando si fa un progetto teatrale, c'è bisogno di una parte tecnica, di una parte più scientifica, no? In cui si deve fare un planning anche di un percorso, di uno spettacolo e di una scrittura soprattutto. E la tua formazione artistica, c'è qualche elemento che vuoi mettere in risalto? Ecco, i laboratori di stage che sono stati fatti di improvvisazione teatrale e di movimento corporeo, quelli sono stati più importanti perché attraverso l'improvvisazione, attraverso l'assenza di sovrastrutture in maniera assoluta, mi hanno e ci hanno, ovviamente in base alle persone che erano con me, permesso di tirar fuori il meglio di idee, di storie e di azioni di scene sul palco. Ecco perché, ritornando al discorso dell'infanzia, punto molto sui bambini, perché i bambini non hanno sovrastrutture. I bambini sono e i matti autentici. Esatto,
Hai, poi la cosa bella è anche il senso di libertà, la libertà che hanno, perché ai bambini e ai matti è concesso tutto. E oltre al teatro c'è qualcos'altro che ti piace? E dimmi poi anche cosa non ti piace. Mi piace ballare, cantare, canto sotto la doccia principalmente, o in macchina quando sono alla guida. Mi piace tanto scrivere poesie, mi piace molto parlare, mi piace molto ascoltare, sono più bravo a parlare che ad ascoltare. Però ecco, mi piace molto ascoltare le storie degli altri, perché ovviamente tiri fuori un po' come dei vampiri, gli scrittori cercano di essere come dei vampiri, tirar fuori le storie degli altri per poi inventare. E questo invece non ti piace? Non mi piace chi non sa chiedere scusa. Tutti sbagliamo, però ecco, una certa apertura all'ascolto e al perdono, secondo me, è veramente importante. Questa è una cosa che non sopporto. Un'ultima domanda ti volevo fare, se c'hai un mantra, qualcosa che ti carica anche prima di entrare in scena. Ho un rosario di mia nonna, che bacio prima di andare in scena. Poi ovviamente qua si entra in un ambiente, un discorso di fede, di religione, però fede, non religione, fede nel senso di avere fiducia in qualcosa, in qualcuno. Un proverbio, credo che sia un proverbio anonimo, giapponese, mi sa. È un proverbio che mi piace tanto, che è la felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha. Bene amici, anche per oggi abbiamo terminato. Vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali social, non solo YouTube ma anche Instagram e Facebook. Vi aspetto la settimana prossima con un altro artista in questa rubrica Tra volte e curiosità dietro le quinte di Vitruvian's Performing Arts. A presto, ciao!